Un popolo senza identità non ha nulla. Quello che noi dobbiamo tramandare e lasciare alle nuove generazioni sono soprattutto le nostre radici, le nostre origini. Oggi purtroppo i nostri giovani non hanno molte guide, noi dobbiamo essere queste guide, dobbiamo fare in modo che loro non vengano soltanto bombardati da input esterni che non c'entrano nulla con la loro identità culturale, quindi va bene, ben venga per i giovani la musica, la moda, internet, i giochi, il divertimento, ma noi facciamo parte di un territorio che ha una cultura vastissima, una cultura identitaria che ha origini antichissime, storiche, soprattutto un patrimonio naturalistico che va integrato in tutto questo, le bellezze naturali, quello che noi abbiamo creato nei secoli con tutte le varie dominazioni, quindi c'è un meticciato veramente variegato nella nostra Sicilia, e quindi questi giovani devono avere un'identità per sentire di appartenere a qualcosa. Una cosa molto importante è infatti l'appartenenza, loro devono riconoscersi in qualcosa, riconoscendosi nelle loro radici possono conservare dentro di loro un'identità che sia fondata, che abbia una sostanza, che non sia una cosa superficiale, ma in cui si possano anche rivedere in futuro, che possano tramandare i loro figli, come stiamo facendo noi in questo momento. Ignazio Buttitta, in una sua poesia molto importante che è Lingua e Dialetto, diceva mi aggiugno ora che un dialetto a chitarra d'un dialetto perde un accordo iorno. Noi non dobbiamo fare in modo che questo avvenga, dobbiamo conservare la nostra lingua, il nostro dialetto, che è la nostra identità. Desidero ringraziare la dottoressa, desidero ringraziare l'assessore e tutti coloro i quali danno un proprio importante contributo per la riuscita di questa iniziativa. L'altra volta dicevo come la mia scuola, ma anche le scuole vicine, credono moltissimo nella valorizzazione delle proprie tradizioni, dei propri valori, del proprio territorio, perché soltanto amando il proprio territorio si può dare il proprio contributo affinché vi sia uno sviluppo che sia uno sviluppo migliore. E questo innanzitutto per voi, perché non è giusto che voi per trovare lavoro dobbiate andare fuori con tutte le bellezze che abbiamo qui. Quindi è necessario valorizzare questo territorio affinché voi possiate costruire qui il vostro futuro.